Vieni da papà. Discesa adesso. Com'è che vola? Com'è che si vola? Fa vedere. Pronti, si vola? Si vola di qua. Si vola di là. Si vola? Nico? No. No? Bene. Come stai? Andando. Stai andando? Cavolo! Ti piace qui? In braccio? Guarda quanti legni. Guarda quanti legni! Questa è tutta la legna che porta il trenino Thomas. Ieri mi ha chiamato e mi ha detto che l'ha scaricata tutta lui. Lo sai? Sì? Vedi? Nico? Nico? Guardami! C'è la cascata? Cosa? Papà, non fai la foto! No, non la sto facendo. Non la sto facendo la foto. C'è la cascata lì? Allora Nico, dove siamo? Siamo dentro il rifugio? Sì. Perché fuori c'è la pioggia. C'è la pioggia forte? Guarda che bello questo rifugio. È tutto in legno, giusto? Sì. Sì? Abbiamo mangiato bene? Sì, Papà ha mangiato l'uovo. Siamo tutte le montagne. Nico, dov'è che siamo? Togliti che vengo qua. Scusa. Nico, dov'è che siamo? Siamo sul? Dov'è che siamo? Sul treno? Oh, ciu. Siamo sul treno Thomas. Eccolo, ma vai sul treno Thomas, che aspetti da tanti anni e fai la nanna, Fermati. La nanna, Se li sto chiedendo quando è alta la mano. Bello? Nico, ancora la nanna? Guarda cosa abbiamo preso. Dolce senza glutine e anche senza lattosio. Mangia. Io ho già mangiato un pezzo. Com'è? Buono? Non male. Nicolò? Ma stai dormendo o sei sveglio? Ma che alza, c'ho gli occhi mezzi bianchi. Ma dai, amore, per me è sveglio, guarda che si sveglia, vedi? È sveglio o no? Ti piace? Non hai pagato niente.
ascolta, Nico, è la prima volta che prenderai seggiolini? Eh? Sì. Sei contento? Prendo dei seggiolini. Il seggiolino arriva. Guarda. Eh? Questa qui grossa, seggiolone. Hai paura di prenderlo? No. Sei felice? Sì. Bene. Prendo seggiolia. Sì, Ale. Siamo in altura, cazzo. Eh? Eh? Però va su veloce. Mamma, le seggiolini. No, adesso andiamo su questa grande. Andiamo su un seggiolone noi adesso. Bravo, mastica bene, eh? Guarda, come siamo alti. Sei felice? Mastica bene che mi si tappa l'orecchio anche a me, eh? Mastica. Nico! Guarda papà! Guarda! Saluta tutti i nonni! Digli ciao! Ciao, io dove sono? Sono arrivato coi seggiolini? Guarda che bello qua! Eh? C'è l'acqua! Come? C'è un buco! Nico, sei felice di essere qui? La galletta è caduta! Sto tenendo un'altra! Fai ciao! Fai ciao! Saluta! Ciao! Nicolò, dove siamo? Siamo al Ru? Al Ruscè? Al Ruscellino? Oh, ci abbiamo messo tanto a arrivare, ricordi? Un'ora e mezza di coda. Guarda! Un'ora e mezzo di coda e arriviamo su e arrivano le nubi, ovviamente. Ma noi adesso andiamo a mettere i piedi nel ruscellino, vero? Sei sì. Felice? Sì, bravo amore. Papà si mette. Li mettiamo, intanto mangiamo il riso e prosciuttino che ho preso per te oggi, vero? Sei contento? Sì. Bravo tesoro, bravo. Nico, dove siamo? Dove siamo, amore? Eh? Fammi vedere che metti l'acqua. È fredda? Oh, signore! È bella fresca? Adesso mangiamo la pappa sul fiume? Sì! Dai, che è pronto il riso! Tiralo indietro che si bagna. Rifugio Micheluzzi. Meraviglioso. Meraviglioso. Un'ora e mezza fermi per salire. Nicolò che non vuole mangiare, come sempre. Guardalo qua. Questa visuale è meravigliosa, guarda, sembra un quadro. Nico, guarda dove siamo. Ma facciamo una foto così. È un video, guarda. Ciao. Guarda, adesso proviamo a girarci tutti. Siamo immersi nel prato, nel bosco siamo immersi. Facciamo il giro anche di là? Sì. Freddo? Ciuccio, dai, guarda che bello, camminiamo così fai la nanna, guarda che bello qua, stiamo però un minuto a guardarlo,
Guarda che spettacolo. Ma chi è che vedo qua lontano io? Chi è che vedo? Chi è che vedo? Chi è che vedo io qui? Sei caduto? Sì. Ma hai pianto? Sei caduto di lì? Sì. Osti. E adesso stai bene? Sì. Adesso ci mettiamo sul prato a giocare? Nico, cos'è che hai visto adesso? Un seggiolino? Era alto, alto, alto. Dove vai, seggiolino? Siamo qua all'hotel, eh? L'ultimo? Dai, metti l'ultimo. Metti l'ultimo, così lo facciamo vedere ai nonni, dai. Dai, mettilo, che l'hai finito. Dai, mettilo. Sei stato bravissimo, eh. Tutto da solo l'hai fatto. Chiudi bene, bravo. Fammi vedere. Fammi vedere. Sei stato bravissimo. Te ne compriamo un altro adesso? Sì. Se fai il bravo, te ne compriamo un altro. Nico, dov'è che siamo qui? Siamo in pendenza? Sì. Faticosa questa strada, vero? Sì. Però guarda che bello, ti piace qui dove siamo? È bello, eh? Stiamo andando al rifugio Fuciade. Potevamo scegliere una strada lunga, lunga, piana o una strada più corta, ripida. E noi abbiamo scelto quella ripida, giusto? Sì. E allora adesso saliamo. Nico, Nico, dove siamo? Al rifugio Fuciade. Sì. Guarda che bello. Guarda, poi facciamo un'altra. Andiamo a fare una passeggiata adesso, va bene? Nicolò, cosa c'è qui? Cosa c'è? Una bella? Una bella fontana, una bella cascata. Sì. Andiamo a mettere le manine insieme? Sì. Vai! Stai attento, eh? Guarda! Vai, tocchiamo l'acqua fredda, vai giù! È fredda? Sì. Ma... Nico, Nico, guardami, cos'è che c'è qua? Un trattore. Un trattore? Ma è un trattore vero o finto? Bah, non mi sembra tanto finto, Guarda che bello, siamo immersi nella natura al rifugio Fuciade, che è quello lì, vedi? Guarda, non c'è neanche una strada, a parte questa qui. Ti piace? Ma anche l'altro è rosso. Sì, è vero. Colò, dopo una giornata di corse al rifugio Fuciade, dopo un secondo che è salito in macchina, è crollato. Così, con la bocca aperta, sempre. Thank you.
inverso. Nico, guarda papà. Fa che faccio una foto alla nonna. Se andiamo sull'altalena, poi andiamo sull'altalena. Guarda che bel parco, hai visto? E prima di lì c'è anche un bel fiumiciattolo, c'era? Eh? Dai, fammi un saluto. No, va bene. Nico, ciao, ti piace qui? Non rispondo. Nico, ti sei addormentato? Eh? Stella. Nico? Nico? Guardami! Ti piace il fiume? Posso toccare il piede? Puoi toccare col piede? Guarda che bello! È fredda? Aspetta! Aspetta che non lo vedo! È fredda! Stai là così, aspetta. Ah, vai. Ultima volta. È fredda. Guarda Nicolò, Stella, noi non possiamo portare. Hanno chiesto Nicolò il pass, l'autostop. Guarda, guarda, noi stesso stiamo andando in Val Gardena, Guarda i monti qua sotto, è impressionante. Non riesco neanche a prendere dal telefono da quanto sono sotto. Guarda, da quanto sono sotto, sembra che ci cadano addosso, guarda. Impressionanti sono, gli attaccati li abbiamo, Nicolò, guarda. Allora, qui Nico siamo al Passo Sella, giusto? Ti piace questo Passo Sella? Qui prendono la cioccolata calda, perché fa freddo, hai visto? Sella, guarda che spettacolo, E passiamo, come vedrai adesso, da Bolzano, da Trento a Bolzano, e siamo a 2002-2003. Adesso ci chiama zio Stefano. Hai visto, amore? Sei contento? Saluta qua quando rivedrai il video, saluta! Ciao! Allora, questa casa nuova ti piace? Sì. È bella, guarda, è più grande dell'altra, Ha un pavimento tutto in legno, bello, 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 bello. E poi là avevamo solo il letto e poi finiva subito la stanza. Qui abbiamo anche un divanetto, abbiamo anche un armadio, abbiamo un divano, abbiamo un tavolo, abbiamo un televisore grande. E poi abbiamo anche un bagno grande. Poi c'è il lettino del Nicolò, giusto? E poi c'è anche un balcone grande, grande, grande. Sei contento? Poi. Nicolò, come sono le porzioni qui? Sono abbondanti? Sì. Mi sembra di sì, vero? Abbiamo preso proprio un bel posto, una nuova casa, bella, giusto? Poi fuori c'è anche un bel giardino, andiamo a vederlo dopo? Dai, mangia. Limbo, 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 a fo, ti
Nico, dove siamo? Sul percorso dei bambini, quei funghetti? Guarda, si chiama Panaraida. Adesso lo iniziamo tutto, va bene? Sei felice? Bene, vai. Nico, dov'è che siamo? Guarda che monte grosso davanti a te. Siamo all'inizio del percorso dei bambini. Sei contento? Vai. Saluta i seggiolini che arrivano, dai! Il prossimo che arriva lo saluti? Nico, sei pronto? Lo so, devo andare di là. Tienilo tu, eh? Tiralo ancora. Sei pronto? Ti lascio andare adesso, Vado? Vado? Vai! Vai! Ti è piaciuto? Ci sono gli altri signori, dai, l'ultimo. Uno e poi via. Nico, guarda qua. Sull'altalena. Sull'altalena ci sono gli altri bimbi. Vedi che ci sono le mele? C'è l'albero di mele. Lì c'è l'uva. Bravo. Vedi che bello? E dove siamo? In Val? La Val? In Val, questa è la valle, te l'ho detto prima, del principe, che come si chiama il principe? Nicolò. Questa in realtà è anche la Val Lunga si chiama, perché vedi che è stretta e lunga. Guardaci. Oh, guardaci che belli insieme, Ti piace? Ti piace il video? Stasera lo rivediamo. Questa è la Val Lunga, detta anche Valle del Principe Nicolò. Nico, dove siamo? Siamo nella Valle del Principe? Dai, com'è che si chiama? Guarda che spettacolo. Qui le montagne sono alte, alte, immense. È arrivato noi. E il principe si chiama come te, ti ricordi? Il principe Nicolò, giusto? Esatto. Sei stanco? Vai. Va, guarda. Guarda. È fredda. È fredda? È freddissima? Anche il papà. Io l'ho messo il piede. Oh, è freddissima! Guarda le montagne alte, guarda le montagne altissime! Dicevo, vai forte, suona la campana! Dov'è che siamo qui? Nella Valle del Principe? Nicolò, bravo! La campana delle mucche è quella lì? Bravo amore! Nico, siamo qui a fare la merenda? Cara come il fuoco, però fanno la torta senza glutine, guarda che buona! Guarda che montagna alta, Nico, non riesco neanche a prenderla tutta. Guarda che bella baita. Questa è la baita, sai come si chiama?
la baita champak. Capito? Ma ascolta. Nico, 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 chi è che c'è qui? Le mucche. Murigli, ciao mucchina. Madonna mia, questo mi viene addosso, ammazza. Oh, e stai fermo. E stai fermo. Se la sto evitando, stai fermo. Stai fermo. Quindi io cosa devo fare? Devo star fermo. Lasciamo litigare anche nei video, cazzo. Stai fermo. Mi viene in corna, stai fermo. Nico, saluta le mucche. Nico, digli ciao. Ciao muccone, digli, vai a fare il latte? Salutala bene, dai. Vai solo il latte, mucche. Dai, salutale, ciao. Ciao. Nico, com'è la pappa? Buona. E questo qua cos'è che ha preso papà? L'uovo con lo speck. La mamma invece ha preso i canederli. Oggi c'è una tipica trentina per tutti, eh? Canederli. Nico, buongiorno. Oggi siamo a Ortisei. Giusto? Cos'è che c'è lì di bellissimo dietro di te? Una bella... Un bel treno! Tu lo disegni tutte le sere, sei emozionato? Vuoi vederlo? Guarda che bello! È un treno vero! No! Come no? È vero, è sulle rotaie! Vuoi salutarlo bene? Ma che sei fuori in testa? Amore, dove siamo? Amore, eh? Bella madonna! Andiamo su questa! Dove siamo? Sulla scala mo? Molla. Ti piace, amore? È bella, tesoro? Sì. Bene, sei stanco? No. Dai che adesso andiamo a fare una bella passeggiata, eh? Sì. Pensa, dobbiamo ancora partire e già per girare Ortisei 10 ore, mamma mia. Guarda la mamma. Salutala. Ciao mamma. Nico! Nico, ascolta, dove ti ho portato? In un... In un posto, in un parco? Sì. Ma guarda che bello questo parco! No, sullo scivolo! Sullo scivolo! Va bene, andiamo sullo scivolo e poi... Lì c'è il fiume! Sì. C'è il fiume, lì c'è la Val d'Anna dove dobbiamo andare, eh? Sto dormendo. Dove siamo? Val d'Anna. E qui c'è tutto un parco giochi dentro il di fianco al torrente. Vieni. Il torrente e poi di là c'è anche la roba dei piedi per fare bellissimo, meraviglioso oggi. Nico, dov'è che siamo? Nico, guarda papà, dove siamo? A Ortisei, giusto? Guarda che bella! La chiesa. Cosa devo fare? Da lì? Nico, ti fa paura? No, dai, è solo una mega falena di 800 kg, è un grillo. Com'è che è? Un? Un grillo? È buona la carnina? Eh? È andato via, dov'è? No, è tutto, è nella borsa. Nico, la cavalletta dov'è andata? Noi siamo usciti a mangiare il dolce della mamma. Guarda che nero, guarda che nero, hai visto? Nico, dove siamo oggi? Nicolò, guardami,
Siamo sulla funivia? Ciuccia bene il ciuccio, eh? Hai paura? No. Ho fatto il matto stamattina, eh? Nicolò, dove siamo? Siamo al rifugio? Per una volta mangiamo da signore, non mangiamo lo yogurt in piedi, cazzo. Per una volta facciamo i signori. Guarda qua. Polenta con funghi e salsiccia. Guarda che bello. Siamo al rifugio del Tirler, altopiano del Compaccio. Vai Nico! Vai! Oh, Issa! Bravo! Dove siamo, Nico? Andiamo bene. Dov'è che siamo? Eh? Ops. Qui. Siamo qui? Sì. E dov'è che è qui? Eh? Che bello! Siamo all'altopiano del Compaccio. Vedi? E questo, ti ho detto prima, è l'altopiano più lungo d'Europa, più largo d'Europa. Lo sai? Bravo. Nico, siamo sulla funivia? Eh? Sei pronto? Siamo sulla funivia dell'altopiano. Come va veloce! Guarda che bello. Ciao Nico, dove siamo oggi? Andiamo al rifugio? G? Sì, strano, l'unico momento che sei zitto di tutta la vacanza. Rifugio Jimmy. Guarda dove siamo? Siamo al passo Gardena. Oggi dava pioggia. Sì, la felpa sì, eh. Ma non rende dal video quanto è bello, eh. Non rende. Poi facciamo un altro video dopo. Guarda, capriccio della felpa. Dai che fa freddo. Rifacciamo. Ti sei appena svegliato? Sei arrabbiato? Perché sei arrabbiato? Non lo sai neanche tu. Allora, qui siamo al rifugio Jimmy. Quello lì è il Passo Sella. Quello lì è il Sasso Lungo. Tutte le strade bellissime che abbiamo fatto. Oggi dava pioggia, pensa te, e non ha piovuto. E quello lì è il rifugio Jimmy, bellissimo. E queste sono tutte delle montagne altissime. E di là c'è l'altro rifugio, Desazè, che noi abbiamo chiamato Desperados. Però adesso noi scendiamo da qua, vedi? Scendiamo da qui e in 5 minuti siamo alla macchina qui. Facciamo un gioco bellissimo. Se facciamo così col dito, sembra, è difficile andare avanti con la mano sinistra e destra insieme, sembra che si disegnano giù. Di qua risale, che si disegnano le montagne, vedi? Su, giù. Nicolò, guarda papà, guarda cosa è successo nell'unica sera che abbiamo chiesto il tavolo fuori invece che dentro, che avevamo il cervo, guarda cosa è successo fuori, il diluvio universale con lampi, tuoni, fulmini, e noi eravamo a mangiare lì, una sera, ha fatto 7 sere di fila, sole, vedi? Eh? Ma si sta bene anche dentro, vero? Mangia la carnina, dai! Nico, dove siamo oggi? Oggi è il primo giorno di brutto tempo, ma a noi non interessa. E siamo dove siamo venuti? A Chiusa! Chiusa!
Lo sai perché è importante chiusa? Eh? Lo sai perché è importante? Perché è il paese più antico del Trentino Alto Adige. E adesso andiamo a vederlo, va bene? Sì! Sì! Brava! Guarda Nico, chiusa, che bella! È proprio bella! C'è anche un castello di là! È proprio bella, 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 bella! Guarda Nico, questo è un paese, si vede che è antico, eh? È un paese magico perché ha tutte le strade piccole così, fatte di scalinate piccole, piccole, piccole. Vediamo dove ci porta. Non si può. Guarda te, pazzesco. Pazzesco. Tutta un'ora e mezza così in salita, fischia. Al mio tre, dai, aspetta. Al mio tre, uno, due, vai, signore mio. È bello questa corsa? In questo paesino? Continuo a dire mi piace. Sai cosa pensi? Nicolò, dove siamo? Mangia, dai. Siamo al Ban Erzbama, che è quello costruito dal principe Nicolò. Trovato su internet perché è tutto senza glutine. Miracolo, miracolo, guarda. Ti ricordi che ti ho detto che tutte queste travi le ha fatte il principe Nicolò? Guarda che spettacolo di là, guarda. Poi andiamo a fare altre foto, eh. Guarda che valle bella. Siamo venuti qui perché oggi dava pioggia, in realtà poi è uscito il sole, eh? Però è bello lo stesso qui, è bellissimo, vero? Mangia, dai! Veloce! Dov'è che siamo? Dov'è che siamo, eh? Siamo sull'altalena della baita del principe Nicolò. Lo so, ma ho sbagliato a girarlo, devo metterlo dall'altro lato. Ma che bello, guarda, con la pioggia. Veloci. Mamma, l'hai dietro? Vado dietro. Dai. Toglilo, dai. Toglilo. Dai. Dov'è che siamo? Siamo a? Col ciuccio. A Bressanone. Non si capisce niente di cosa dici. Guarda, guarda Bressanone. Com'è grande la chiesa, non riesco neanche a inquadrarla tutta col telefono. Qua là c'è un'altra chiesetta. E qui lo sai che fanno l'albero di Natale? Vedi? Nicolò, sì, dorme finalmente. Siamo in viaggio. Ferma. Ma noi facciamo la statale, c'è un lago che ho perso per un secondo, cacchio, bellissimo, bellissimo, chissà che lago è, boh. Non so se esiste il lago di Levico. Non so se esiste. Sì, ma non è questo, mi sa, boh. Nicolò, dov'è che siamo? A mangiare la pappa. Siamo a mangiare la pappa in un bel parcheggio, guarda. All'ombra, invece il viaggio d'andata eravamo in autogrill col casino, la gente, le api. Vedi che i momenti della vacanza belli non sono solo quando si va nei posti alti come la montagna o le gite, ma sono anche i momenti così, i momenti di passaggio, vedi? Guarda, io qui adesso farei, sono talmente stanco da sto anno, il cottero, io mi metterei qua, guarda che bello. Gli alberi, siamo in Veneto qua, e farei un pisolino di 180 ore di fila. Ci sta bene col venticello, le cicale, ci sta bene qui? Ci sta molto bene qui, eh? Elicottero!
Dai, mangia tutto che poi ripartiamo, eh? Guarda il pannolino che è pieno. La canzone è una storia per la mamma. È una storia, però non si sente la canzone. Io speravo si sentiva. Cos'era? Cosa? Fiori di maggio di Concato. Solo che se colleghi il telefono, il video, sparisce Spotify, capito? C'è il Nicolò nel video? Digli ciao, io oggi ho fatto il cattivo ancora, eh? Il ciuccio, voglio il ciuccio, voglio il ciuccio. Andiamo al mare. Saluta, ciao. Ciuccio. Ascolta, dov'è che siamo? Al mare. Al mare. Ma che mare siamo? Al mare di? 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 Di Lullare. Di Jesu? Di Lo. Sei contento che siamo al mare? No, sono bello. Sei bello, tu sei bello, il mare è bellissimo. Nico, dov'è che stiamo andando? Al mare, andiamo insieme. Dammi la manina, dai. Andiamo? Sì. Andiamo al mare. Oh, che bello il mare. Vediamo sulla sabbia. Sei contento di toccarlo? È un anno che non lo tocchi il mare, eh? Ti ricordi? Sì. È un anno, eh? Andiamo, vai. Vai, 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 vai. Contento? Yes! Guardalo il mare! Eccolo! Ma cosa c'hai paura, amore? Hai paura? Ma è solo acqua, eh? Vai, metti il piedino con papà. Vai, vai insieme a papà, vai. Andiamo insieme. Andiamo insieme. Ti piace? È bella calda, eh? Non aver paura, amore. Chitarra elettrica. Amore, cos'è questo rumore? È la prima volta che tu senti nella tua vita una chitarra dal vivo. Senti, ti piace? È una chitarra che sta preparando i suoi suoni per il concerto di questa sera, che è Ferragosto, capito? È un bel rumore, un suono, non si chiama rumore, si chiama suono. No, suono no. Sì, suono sì. Lo sai che papà ha suonato per tanti anni la chitarra? La mamma. E poi io tanti anni ho lavorato anche nel mondo dove suonano le chitarre, anche la mamma. Anche la mamma, sì. E suonano le chitarre, dove lavoravo io, lo sai? Suonano tante chitarre. Anche la mamma, anche fratellino, sì. Poi si è montato il palco su una piscina, pensa a te. La la. Ehi, Nico, cos'è che ti abbiamo comprato il? Il camion. Il camion? Sì. E adesso facciamo tante costruzioni con la sabbia? Sì. Sei contento? Sì. Urca, bene. Guarda qua che bella questa via, vedi? Almeno c'è un po' d'aria qua, eh? Dai, che poi andiamo in spiaggia, su! Salutami bene! Niccolò, è arrivata anche la pappa, ci si è addormentato prima. Hai fatto mezz'ora di mare, eh? Mezz'ora di mare, sole, si è ammazzato di sole, pam! Thank you.
Marco, il tuo primo junk food nella tua vita, che tutte le allergie, non puoi mangiare niente, Stella. Com'è questa patatina fritta? È buona? È gustosa? Eh? È buona? Unici genitori che si è la prima volta nella... È un'altra, amore. È la prima volta nella tua vita che mangi una patatina fritta, lo sai? Eh? Dai, una, eh? È buona? Nico? Nico? Nicolò? Ehi, fai merenda? Hai visto che bello quando non si è arrabbiati? Eh? Ieri ci ha fatto impazzire, tutto il giorno. Oggi, meglio. È buono? Buono, amore? Da solo. Vai che devi ingrassare, dai. Nico, hai paura? Papà, di là c'è un buco. Quello lì è un bel temporale che sta arrivando, eh? Abbastanza velocemente. Nico, guarda papà. Cosa fai, la corsa? Eh? Fai la corsa? No, stanno sotto. Ti ho avuto prima, tanto. Nico, guarda cosa faccio. Guarda, eh. Guarda, eh. Visto? Adesso quando arriva la carmina la accendiamo, così vediamo bene. Ok. Ciao. Guardami. Ci mancava Elvis. L'Elvis de Noartre. Body. Botta di vita stasera. Nico, dormi. Ora dove siamo? Siamo a Caorle. Caorle o Caorle? Che bello. Le viettine così, colline, con le case colorate. No, di qua. Cioè, vabbè, è di là la viettina, la vediamo dopo. Adesso andiamo a vedere l'altra chiesa. No, stranamente. Guarda, Nico, c'è tutta la laguna, no, non è una laguna, è una baia. Poi c'è la chiesa, come sembra tipo San Francesco a Vieste. Dormiglione. Guarda che bello, guarda Carlo che bello, ti sei svegliato. Oh, ma è già andato quello lì, fischia. Che sei andato a 300 all'ora dietro di me? Guarda, guarda che bella piazzettina, eh? Ti piace questo paese? Esci e corri. Ma dove corri? Ma che bello, guarda. Bellissimo questo paesino, eh? Bellissimo, vero? Bellissimo. Vai, prova a buttarti. Cazzo. Ti sei buttato? Bravo. Papone. Usti che buttata, come wrestling. Una buttata. Papone. Nico? No, andiamo un po' di giù. Vuole ciuccio. Guarda, ti faccio vedere l'ora più bella. Vuoi vederla l'ora più bella? Guarda. L'ora più bella è questa.
Ma che bella. Te ne frega niente, come sempre. Questa è l'ora più bella. Dove siamo, Nico? Siamo nella via, quella centrale, vedi, guarda che bella, gli alberi. Qui dobbiamo accontentarci della via dei negozi, perché non è come a Vieste che c'è il centro storico, San Francesco, la cattedrale. Ma qua. Papà, ne dura il filo. Nico, hai visto? È finita la nostra vacanza. Ieri, adesso ti ho portato a vedere il treno, il tuo preferito. Quello che fortunatamente il papà adesso per un po' non prende più. Guarda che parte, eh? Guardalo bene, eh? Sei contento di vederlo? Dov'è? Qui di fianco a te. È grosso, è quello con 6 carrozze. Guarda che parte, eh? Guardalo, salutalo bene, salutalo, guardalo. Ciao. Lo vedi? È grosso? Sì. Cavolo, guarda come va veloce. Guarda come è lungo. Guardalo. Sì. Tutum, tutum. Ciuf, ciuf. È andato? Sì. Papone, se l'ho tanti dadoni. Ne ha tanti, sì. Adesso andiamo a mangiare la pappa? Eh? Saluta, ciao. Chiudi gli occhi, immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, se vivessi solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende, nulla ti appartiene ancora. Saresti l'autore di un libro nuovo, credo di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, via, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, tutto il resto, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, e silenziosamente costruire, costruire essa me, e poter rinunciare alla perfezione. In mezzo c'è tutto il resto è giorno dopo giorno è silenziosamente costruire.